Voilà, siamo in registrazione. Bene, allora, benvenute a tutte e a tutti, grazie mille appunto per essere qui alle relatrici, grazie per intervenire, anche agli studenti e studentesse ovviamente che sono qui, grazie a Christian Mongeau per averci concesso appunto un piede all'università e insomma nel corso di economia dei mercati finanziari. Iniziamo appunto questa webinar che è organizzato da Minerva Lab, il laboratorio su diversità e disuguaglianze di genere presso il Dipartimento di Scienze Statistiche della Sapienza di Roma sul tema donne e finanza. È un evento nell'ambito delle attività proposte nell'ottobre, mese dell'educazione finanziaria. Abbiamo partecipato anche negli anni passati alle attività di divulgazione sul tema dell'alfabetizzazione finanziaria, dell'inclusione finanziaria in ottica di genere. E anche quest'anno proponiamo una riflessione che coinvolge vari piani, come potete vedere appunto dagli interventi, con diverse interlocutrici e diverse attrici della finanza e istituzioni. Cominciamo infatti con Diana Capone dell'IVASS, che ci parla dei vertici delle imprese finanziarie e le donne ai vertici delle imprese finanziarie. Azzurra Rinaldi ci parlerà di Unitelma, ci parlerà dell'educazione finanziaria tra i più giovani, tra i più piccoli e come è importante appunto cominciare sin quando appunto il prima possibile appunto nelle scuole. Antonella Magliocco, Banca d'Italia, ci parlerà delle donne, gli strumenti di tutela individuale della clientela nel settore bancario e finanziario. E infine, purtroppo, come ci stava accennando Marcella prima, Francesca Fossatelli di freefinance.biz non potrà intervenire direttamente, ma ha lasciato il suo contributo attraverso delle slide che verranno presentate da Marcella Corsi stessa, ovviamente la nostra coordinatrice del laboratorio Minerva, che è qui con noi. Allora, io lascerei la parola subito a Diana Capone IVASS. Volevo solo avvisarvi che lasceremo gli interventi, domande, eventuali appunto dubbi da chiarire per tutte le relatrici alla fine degli interventi. Quindi esorto a utilizzare il canale della chat o il canale delle domande e risposte per porre le domande che poi verranno raccolte e appunto poste alle relatrici alla fine degli interventi. Diana, lascio la parola a te e ovviamente condividerò, scusatemi per questo inconveniente, le slide. Ok, grazie, grazie della parola, grazie anche dell'invito alla professoressa Corsi. Una piccolissima precisazione, io sono Diana, non Diana, però è Scusami, Diana. bello questo inglesismo, mi piace molto, quindi te ne ringrazio. E ho una doppia anima perché in realtà io sono di Banca d'Italia, ma in questo momento sono distaccata in IVASS e quindi sono, come già non vi fronte, ho due facce, un pezzo Banca d'Italia e un pezzo IVAS, quindi magari per la Banca d'Italia sono Diana, per l'IVAS Diana, così Giulia. Diciamo il mio titolo è un po' strano, cioè la domanda è: le quote obbligatorie sono necessarie? Io faccio vigilanza da più di 20 anni, quindi prima banche, adesso assicurazioni, e per me le quote obbligatorie di donne all'interno delle imprese quotate non sono una cosa su cui mettere un punto interrogativo, sono un dato di fatto. Nelle banche quotate, il consiglio di amministrazione, quindi l'organo che guida l'impresa, è fondamentalmente composto con una percentuale fissa di donne, che prima era il 33, ora è il 40%. Però col passare degli anni mi sono resa conto che questo mio atteggiamento abbastanza accogliente nei confronti delle quote obbligatorie non era condiviso dalle colleghe più giovani. Anzi, le colleghe più giovani lo vivevano con una sorta di fastidio, perché per loro essere soggetti a delle quote, cioè essere
in qualche misura tutelate dalle quote, significava essere considerate la stregua di animali in via di estinzione quasi, no? Che hanno bisogno di essere in qualche misura sostenute. Quindi erano come infastidite dalla presenza delle quote. E a quel punto io mi sono chiesta, forse hanno ragione loro, forse a furia di fare vigilanza, a furia di stare nel mondo della finanza, me ne sono abituata e sto accettando aprioristicamente qualcosa che invece va verificato, perché magari hanno ragione loro, ancora una volta, le quote vanno contro la meritocrazia, cioè se io devo entrare in un consiglio di amministrazione perché sono una donna e non perché sono brava, questa cosa mi potrebbe anche dare fastidio. Quindi ho incominciato a ragionare, ho cominciato un po' a studiare su questo tema. Mentre leggevo, mi sono imbattuta in alcuni paper che affrontavano un tema diverso dalle imprese finanziarie, forse più divertente, cioè la composizione delle orchestre. La composizione delle orchestre, in particolare dell'Orchestra Filarmonica di New York. Ho letto in un paper molto interessante che per quasi tutto il secolo scorso l'Orchestra Filarmonica di New York era composta per la totalità di uomini. Poi, alla fine, verso gli anni 70, è successo qualcosa, improvvisamente la percentuale di donne è cominciata a crescere e siamo arrivati fino al 10%, intorno alla fine degli anni 70. A quel punto l'autore di questo paper molto interessante si chiedeva: ma cosa è successo? È cambiato qualcosa? Ci sono più donne che studiano e sono diventate più brave? In realtà no, quello che era cambiato è che era stato introdotto un meccanismo di selezione particolare, cioè le blind audition. A seguito di una sentenza, di un pronunciamento giurisdizionale, è stato chiesto di mettere la persona che doveva essere selezionata per suonare all'interno dell'orchestra dietro un paravento, così che la commissione selezionatrice non era in grado di capire se fosse uomo, donna, bianco o nero. A quel punto, improvvisamente, la quota di donne è incominciata a crescere. Questo significa che quello che viene considerato una selezione meritocratica, tanto meritocratica non è. Nel senso che la commissione, in qualche modo, la commissione che doveva selezionare i nuovi musicisti, in qualche modo si faceva condizionare dal fatto che la persona che avevano di fronte era un uomo anziché una donna. E quindi tendeva a privilegiare gli uomini. Quindi non era meritocratico, era semplicemente pregiudizio in favore degli uomini. Quindi oggi, nell'Orchestra Filarmonica di New York, dice sempre questo paper, che la percentuale di donne siamo al 45%, grazie alla blind audition. Questo cosa c'entra? Cosa c'entra con le imprese finanziarie? Mettiamolo un momento da parte e poi ci ritorneremo dopo, perché chiaramente nelle imprese finanziarie non possiamo introdurre le blind audition, non è possibile, audizioni cieche. Però incominciamo a chiederci perché, e qui c'è la mia prima slide, Giulia, grazie, perché è necessario che ci siano le donne all'interno degli organi di governo delle imprese. Ci sono una serie di motivazioni. C'è la prospettiva aziendale, cioè le donne consentono alle imprese di cui sono in qualche misura responsabile insieme agli uomini una maggiore resilienza quindi agli shock di carattere finanziario, come nella ultima grande crisi finanziaria, a cui si riferisce la figurina lì sulle mie slide, perché nell'ultima crisi finanziaria Christine Lagarde diceva se invece delle Lehman Brothers ci fossero state le Lehman Sisters, perché la crisi è nata dal fallimento di questa impresa finanziaria molto importante che erano i Lehman Brothers, se invece delle Lehman Brothers ci fossero stati le Lehman Sisters, forse non sarebbe successo quello che è successo. Ed infatti la letteratura ritiene che in presenza di donne nei consigli di amministrazione le imprese siano più resilienti, quindi siano in grado di resistere a shock avversi, siano questi finanziari, siano questi pandemici come quello che è successo più di recente. Ancora, da un punto di vista prospettiva aziendale, la presenza delle donne consente alle imprese di essere più responsabili, quindi di essere più etiche, di applicare principi più green, di essere più socialmente responsabili, più inclusive. E ultimo, ma non ultimo, come direbbero gli inglesi, anche dal punto di vista economico, la presenza di consigli con una maggiore percentuale femminile consente anche delle migliori performance. Guardando invece ai processi decisionali, cioè a come funzionano i consigli di amministrazione, la letteratura ritiene che in presenza di un maggior numero di donne, quindi di un consiglio di amministrazione più composito, c'è un maggiore dibattito. Cioè all'interno dei consigli si tende non a radicalizzarsi su alcune posizioni, si tende non a, quies a, a fare acquiescenza alla decisione dei più forti, ma c'è un maggior dibattito, più dissenso critico.
In più, questi consigli di amministrazione in cui ci sono le donne fanno dei controlli migliori, sono in grado di gestire meglio l'attività di controllo e questo è veramente fondamentale all'interno delle imprese finanziarie, siano esse bancarie, siano esse assicurative. In più, nelle imprese con un consiglio di amministrazione in cui ci sono le donne, c'è una migliore assunzione di rischi ingiustificati, nel senso che la banca o le imprese di assicurazione, però la letteratura scientifica si riferisce più alle banche, è in grado di assumere rischi più controllati, più compatibili con la loro, con le loro caratteristiche finanziarie. Ancora, come un ulteriore elemento che richiede la presenza di donne all'interno dei consigli di amministrazione, sono semplicemente considerazioni di giustizia sociale. È chiaro che non è possibile avere un'economia in cui ai vertici delle imprese finanziarie, siano esse bancarie, siano esse assicurative, ci sono soltanto donne. Perché le donne ci siano, sì, magari, ci siano soltanto uomini, perché le donne rappresentano almeno la metà della forza lavoro, in alcune banche anche più, in alcune assicurazioni soprattutto anche più della metà della forza lavoro, e quindi non è spiegabile per quale motivo queste donne non riescono ad arrivare ai vertici. Non riescono ad arrivare ai vertici, scusatemi. Inoltre, la presenza di donne all'interno dei centri dove si decidono le strategie delle imprese consente di definire dei prodotti e dei modelli di business che danno maggiore attenzione alle minoranze. Questo perché le donne comprendono, capiscono quali sono le modalità di interazione, i bisogni che hanno le altre donne nel momento in cui si avvicinano ai prodotti finanziari. Questi fondamentalmente quelli sono i tre motivi essenziali per cui le donne devono essere all'interno dei consigli di amministrazione. Detto questo, se noi andiamo a vedere come funzionano le quote, cioè se le quote hanno effettivamente un impatto, ricordandoci che le quote si applicano solamente alle imprese finanziarie quotate, passiamo dalle teorie ai numeri. Guardando al lavoro che abbiamo fatto con delle colleghe, questo in Banca d'Italia, con una collega che mi ha supportato, si chiama Carmen Trotta, abbiamo analizzato la presenza femminile nei consigli di amministrazione negli anni 2014-2018, mettendo a confronto banche non quotate con le banche quotate. Quello che è evidente è che l'ingresso, l'esistenza delle quote ha portato la presenza femminile ad arrivare al 35% dei consigli, quindi delle quote molto alte. Le banche non quotate, invece, per le quali, ripeto ancora una volta, non si applica nessuna soglia obbligatoria, sono ferme a una percentuale di donne del 14%, quindi una percentuale molto bassa. Ma se si guarda poi ai consigli composti unicamente da donne, la situazione è anche ancora un po' più sconcertante. Cioè, ci sono banche, cioè un quarto delle nostre banche hanno dei consigli di amministrazione in cui non c'è neanche una donna, sono tutti esclusivamente uomini. Questo nelle banche non quotate. Nelle banche quotate invece, dove operano le soglie, ovviamente le soglie obbligatorie, nessun consiglio è composto da soli uomini. In più, se noi guardiamo diciamo, alle vere e proprie cabine di comando delle imprese bancarie, cabine di comando intendo il comitato esecutivo, cioè dove siedono gli amministratori che possono decidere per il business, o guardiamo ai ruoli apicali, quale quello di presidente, di amministratore delegato, di direttore generale, vediamo che sia per banche quotate sia per banche non quotate la rappresentanza femminile è abbastanza limitata, cioè le donne sia nelle quotate riescono ad avere un peso all'interno dei consigli di amministrazione, ma questo peso non si traduce poi nel ricoprire un ruolo proprio apicale, quindi di presidente o di amministratore delegato. Qualche segnale di cambiamento ultimamente si sta vedendo, quindi qualche presidente nelle banche quotate incomincia a esserci. Ci sono quattro presidenti donne nel 2018. Sono piccoli numeri, ma sono passi avanti. Se poi passiamo invece a guardare il settore delle imprese di assicurazioni, quello che abbiamo studiato da poco con le colleghe dell'IVASS, Sara Butera e Flaminia Montemaggiori, se puoi girare la slide Giulia, grazie, la slide successiva sulle imprese di assicurazioni. Vediamo che la situazione è abbastanza simile a quelle delle banche, cioè nel 2019 nelle assicurazioni non quotate la percentuale di presenza femminile è del 16%, quindi è aumentata rispetto al 2015 in cui era solo l'8%, ma è aumentata molto poco. In più nelle assicurazioni noi vediamo che addirittura un terzo, abbiamo detto prima per le banche era un quarto, adesso per le assicurazioni un terzo dei consigli è composto da solo uomini.
E questo è anche un passo avanti, sembra strano, ma è un passo avanti perché nel 2015 invece più della metà dei consigli era composto da soli uomini, quindi il mondo delle assicurazioni era composto quasi totalmente da consiglieri uomini. Questo con i danni che ci sono in termini anche di performance finanziarie probabilmente. Se invece andiamo a guardare le assicurazioni quotate, tutte le assicurazioni quotate superano la percentuale obbligatoria del 33%, quindi c'è una buona rappresentanza femminile nelle imprese di assicurazioni quotate, così come capita per le banche quotate. La differenza nel settore assicurativo è che la quotazione è molto più rara, ci sono molte meno imprese di assicurazioni quotate rispetto che banche quotate, per cui l'impatto della quota nel settore assicurativo è limitato. Se poi andiamo ancora una volta a guardare le cabine di comando vere e proprie, cioè i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali, vediamo che nelle assicurazioni quotate non c'è nessuna donna in questi ruoli. Quindi alle cabine di comando donne non entrano. Questo però può essere anche perché le assicurazioni quotate, ripeto, sono molto poche e quindi rientra nell'ordine naturale delle cose che se la presenza femminile è scarsa, è ancora di più scarsa nelle imprese di assicurazioni quotate. Nelle imprese di assicurazioni, ancora una volta, non quotate, i presidenti donna sono pochi, ma sono comunque il 5%. C'è qualche miglioramento per gli amministratori delegati, sempre numeri risibili però, da 5 al 7%, e addirittura in diminuzione andiamo per la figura di direttore generale. Quindi, sostanzialmente, sia per le banche sia per le assicurazioni, le quote hanno avuto un forte impatto, hanno fatto aumentare la presenza femminile, meno impatto hanno avuto per quanto riguarda, ripeto ancora una volta, queste figure apicali, quindi la cabina di comando vera e propria. Ci siamo fatti ancora un'altra domanda, e questo vediamo nella slide successiva: chi sono le donne nelle banche, nelle assicurazioni quotate? Quindi siamo andati a vederci tutti i curriculum di tutte le donne, per fortuna i numeri sono abbastanza piccoli, relativamente piccoli. Quindi è stata un'operazione faticosa ma non impossibile. Abbiamo confrontato gli amministratori con le amministratrici e ci siamo rese conto che, prima di tutto, le amministratrici sono in teoria, teoricamente, non in teoria, praticamente, sul piano teorico più competenti, cioè ci sono più donne laureate rispetto agli uomini laureati e hanno un background accademico molto più solido, quindi sono teoricamente competenti, secondo la nostra definizione. Sono ovviamente più giovani rispetto agli uomini. Hanno caratteristiche di maggiore indipendenza, un'indipendenza però formale, nel senso ripresa della definizione di indipendenza che troviamo sia nel TUF, cioè nel testo unico dell'intermediazione finanziaria, sia nella disciplina di settore che definisce chi sono gli indipendenti. In più, quando le donne ci sono, sono più coinvolte nei comitati soprattutto quelli di controllo, quelli che servono a verificare che l'impresa finanziaria funzioni bene. Quindi se le donne ci sono, se le donne vengono nominate, si fanno avanti, cioè si fanno strada, almeno nelle posizioni di controllo. Qui vediamo in rosso invece si sono le caratteristiche negative, cioè come ho detto prima, ci sono meno donne coinvolte nei ruoli esecutivi, quindi meno donne che hanno il potere di firma, che hanno il potere di indirizzare veramente il business aziendale. Le donne sono soggette a un maggiore turnover, quindi fondamentalmente si potrebbe interpretare un atteggiamento delle imprese come per dire una donna vale l'altra, possiamo anche cambiarla, intanto sono tutte brave, ma sono tutte brave in teoria e hanno molto meno tempo di crearsi quel network di relazioni che potrebbe consentirgli di rimanere all'interno dell'impresa. Raramente le donne rivestono, come ho detto, quindi i ruoli apicali. Soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni. Questo perché rispetto agli uomini hanno una diversa provenienza. Ci sono poche donne che provengono dalle posizioni interne alle imprese più remunerate, più considerate pesanti, cioè le posizioni di risk manager. Spesso si trovano donne come compliance manager, quindi come controllori della legittimità dell'azione delle imprese finanziarie, meno però come gestori del business. Quindi, da tutto questo, che cosa possiamo dire? Questa è la mia ultima slide. Cosa possiamo dire? Allora, tornando alle orchestre, non è possibile ricorrere alle audizioni cieche per le nomine all'interno dei board, ma quello che possiamo dire, quello che è possibile dire, è che attraverso il meccanismo delle quote non viene meno la meritocrazia, non è pregiudicata la meritocrazia, ma si riesce a raggiungere quella massa critica che facilita il superamento del bias che ora c'è, così come c'era nell'Orchestra Filarmonica di New York, in favore degli uomini. Per
Quindi la mia conclusione alla domanda iniziale qual è? Le quote obbligatorie sono necessarie? Secondo me sì, sono necessarie, sono uno strumento efficace per consentire alle donne di entrare all'interno dei consigli di amministrazione e in prospettiva sono anche uno strumento per consentire il raggiungimento di quella massa critica che permetterà alle donne di superare il famoso soffitto di cristallo. Proprio oggi leggevo sul giornale di queste parole che ha pronunciato Barbero sul fatto che le donne probabilmente sono strutturalmente diverse dagli uomini. E quindi non fanno carriera perché sono molto meno spavalde, meno aggressive e meno sicure di sé. Dobbiamo ricordarci che le donne operano all'interno soprattutto delle imprese finanziarie come la famosa minoranza dissonante che hanno studiato diverse sociologhe, quella minoranza dissonante che è costretta a comportarsi come se dovesse sempre dimostrare di valere, che è costretta a cercare di nascondere la propria diversità, quindi a rendersi invisibili, a essere quasi sfemminilizzazione viene definita così. E quindi tutto questo porta a un meccanismo, ripeto, ancora una volta molto studiato dalla sociologia, di sentirsi sempre in ansia da prestazione. Quindi probabilmente le donne sono meno sicure di sé, meno spavalde, meno aggressive, perché sono una minoranza e sono costrette a uniformarsi al comportamento degli uomini. Quindi l'ultima mia slide è le quote obbligatorie, se Giulia puoi girare. L'ultima proprio slide. Le quote obbligatorie sì, sono necessarie, però le quote Diana, obbligatorie. siamo quasi arrivati al termine, se no. Finito, finito. Le quote obbligatorie sono necessarie, però non sono sufficienti. E queste sono le parole di Mario Draghi. Non basta attenersi al rispetto delle quote, serve un sostegno delle donne in termini di welfare, in termini di formazione, in termini di possibilità di accesso alle competenze chiave. E con questo chiudo. Scusate se ho rubato qualche minuto in più. Grazie mille. Allora, Azzurra, lascio la parola a te. Ci sono, grazie. Grazie Marcella, grazie Giulia, grazie a tutte e a tutti. Diana mi hai dato un assist clamoroso, perché come non parlare di Barbero oggi, no? Cioè, quelle cose che tu capisci proprio, che noi giustamente, diciamo, ci concentriamo su variabili economiche, ma non possiamo evitare di rilevare che è proprio una questione culturale, cioè come sempre chi vive nel privilegio non è in grado proprio, se non si impegna, no, di vedere invece qual è il campo di battaglia sul quale si gioca, no? E c'è proprio una difficoltà. E è una difficoltà culturale che è un po' quello che noi abbiamo cercato di analizzare anche con il nostro lavoro. Di che cosa stiamo parlando? Io insegno economia, la facoltà di economia, appunto, insegno economia politica, in Telma Sapienza. Abbiamo creato un team con due colleghi, con Rosella Castellano, che insegna metodi quantitativi per l'economia e la finanza, e con Gaetano Tieri, che è un neuroscienziato, e abbiamo dato vita a questo progetto, che è un progetto incentrato proprio sui bambini e sulle bambine dai 6 ai 12 anni, perché quello che ormai la letteratura ci dimostra in maniera piuttosto consolidata è che molti di questi bias, che sono bias rispetto al proprio genere o bias rispetto all'altro genere, si creano proprio in una fase di giovanissima età. No? Ci sono le survey, ad esempio, del Dipartimento dell'Istruzione americano, che ci dimostra che è bello, no? Fare queste survey in questi paesi dove hanno i soldi per fare le survey ogni 3 anni, meraviglioso. E ci dimostra che cosa? Che effettivamente c'è intorno ai 6-7 anni questa fase nella quale, ad esempio, le bambine, anche a dispetto dei dati, cioè sebbene i dati dimostrino il contrario, ah, grazie Marcella, sì, hai ragione, perché abbiamo fatto riferimento a Barbero, e Marcella giustamente ha messo il link, così chi non ha avuto la fortuna di leggere l'intervista, almeno la può leggere. Appunto, dicevamo, intorno ai 6-7 anni si consolida questo bias nelle bambine, dove anche a dispetto dei dati, quando viene chiesto loro, sì, ma chi è più bravo con la matematica, i maschi o le femmine, le bambine dicono i maschi. E i bambini dicono i maschi, no? E lì si crea questa cesura che poi noi ci portiamo avanti, ad esempio, nella nostra cultura, per tutta la vita, in molti casi, no? Questa distanza dalla matematica, che è in generale dalle materie scientifiche, che però origina, pare, proprio in quella fase lì, e è legata anche a tutto il tema anche del rapporto con il denaro, che ugualmente
culturale, ancora una volta, e che per le donne, nuovamente, è un tema che viene creato culturalmente. Questo per dire che il campo di battaglia è un campo diverso, perché io che ho 44 anni, per esempio, faccio parte ancora della generazione per cui parlare delle di denaro per le donne era volgare. Cioè una donna non parla di denaro, ma che ti metti a parlare di denaro? Ma che quando devi prendere un lavoro gli chiedi quanto ti danno, non si fa, no? Cioè bisogna avere questo atteggiamento un po' blasé nei confronti del denaro e poi ci ritroviamo, no, da adulte che abbiamo difficoltà nel gestire il denaro. E quindi che cosa abbiamo fatto con questo team? Sostanzialmente abbiamo creato un gioco, un'attività ludica su visori, quindi su visori Oculus in realtà virtuale. E abbiamo sviluppato proprio noi questo gioco per far sì che mentre effettivamente si trovano immersi in questo ambiente ludico e andavano avanti in questo gioco proprio strutturato come un videogioco normale, quindi un videogioco per fasi, per step successivi, in realtà bambini e bambine potessero apprendere delle nozioni di base di economia e finanza. Perché abbiamo usato la realtà virtuale? C'è una motivazione molto banale, perché è vero per gli adulti, ancora di più per i bambini, quando comunque per la prima volta ci immergiamo nella realtà virtuale, effettivamente no, diciamo, si abbassano le difese, perché è uno strumento che conosciamo ancora poco e ci sentiamo, diciamo, non solo perfettamente a nostro agio, ma anche abbiamo desiderio, no? Abbiamo desiderio di giocare con questo nuovo, di utilizzare questo nuovo strumento. Ci sono chiaramente motivazioni molto più scientifiche, c'è molta letteratura che dimostra, ad esempio, che proprio da un punto di vista neuroscientifico, la realtà virtuale, riesce a, diciamo così, a delicitare delle attivazioni cerebrali che poi sono esattamente del tutto simili e sovrapponibili rispetto a quelle che noi avremo nella realtà. Perché? Perché diciamo, immergersi in questa realtà virtuale ci dà l'illusione di essere proprio fisicamente presenti nell'ambiente virtuale, quindi le reazioni che abbiamo da un punto di vista neuroscientifico sono le reazioni che avremmo anche in un ambiente reale. Chiaramente questo è stato un ambiente a misura di bambino e di bambina, quindi un ambiente realizzato come un cartone animato, no? Quindi con un'interfaccia semplice, intuitiva, tarato, anche concetti tarati, no? Su misura di bambini. Quali sono i concetti di base che noi abbiamo pensato di trasferire, diciamo così, con questa attività ludica? Dei concetti veramente spiegati in maniera molto semplice relativamente ad alcune, diciamo, alcune variabili di base. Perché? Perché l'idea era che in realtà in Italia si può arrivare anche ad avere un PhD, un dottorato, senza aver mai affrontato la materia dell'economia e della finanza, no? E quindi diciamo, volevamo socializzare almeno dei concetti di base, come ad esempio che cos'è il consumo, che cos'è l'investimento, che cos'è il debito, no? Che cos'è il rischio. E tutto questo l'abbiamo fatto attraverso i quadri successivi di questo gioco, nel quale bambini e bambine erano chiamati a appunto fare delle scelte, se acquistare dei beni oppure no, se lavorare oppure no, se investire oppure no, e poi c'era un quadro finale nel quale sostanzialmente chiedevamo loro se volessero rischiare tutto e raddoppiare oppure non rischiare e tenere l'ammontare di gettoni con i quali erano arrivati al termine del gioco. Questo gioco in realtà ci ha consentito anche di raccogliere dati sul percorso di gioco dei bambini e delle bambine. Quindi mentre abbiamo da un lato portato avanti questa azione, che era un'azione di socializzazione di base di alcune, appunto, di alcuni temi fondamentali di economia e finanza, allo stesso lato, allo stesso tempo, con questa attraverso diciamo, le informazioni che noi ricavavamo dall'Oculus, siamo stati in grado di comprendere una serie di meccanismi che in questi bambini e bambine che avevano un'età compresa tra i 6 e i 12 anni ci dessero appunto delle informazioni su come loro si comportassero rispetto a consumo, investimento, risparmio, rischio, a cui abbiamo aggiunto anche una categoria legata al dono.
Abbiamo raccolto dati su 395 bambini e bambine, divisi più o meno a metà, quindi diciamo il 52% maschietti e il 48% femminucce. Nei vari livelli, appunto come vi dicevo, abbiamo sviluppato i vari temi, quindi nel primo livello il tema del consumo del risparmio, nel secondo livello l'area del lavoro, l'area del prestito, investimento e poi diciamo fine livello l'area del rischio, quindi rischio tutto oppure tengo quello che sono riuscito fino adesso a guadagnare. Vado velocemente sulle conclusioni, diciamo, dei dati che abbiamo osservato, che sono conclusioni in realtà non incoraggianti, ecco perché abbiamo deciso anche di dare questo titolo al nostro intervento, no? Perché è importante iniziare subito a parlare di finanze, perché iniziare subito con l'educazione finanziaria. Perché in realtà abbiamo trovato sostanzialmente che questi bambini e queste bambine hanno ricalcato tutti i bias che noi troviamo nella letteratura. Ad esempio, c'è anche dei bias di genere, perché chiaramente io ho voluto mettere delle variabili di genere per vedere dove consumassero, dove decidessero, presso chi decidessero di consumare o investire, maschi o femmine. Ad esempio, i maschi, di fronte a stessa opzione di acquisto, quindi stessi beni acquistabili, i maschi comprano dai maschi, le femmine comprano dalle femmine. Però quando c'è da investire, i maschi si fidano dei maschi e le femmine, indovinate di chi si fidano? Dei maschi. Ok, stiamo parlando di bambine e bambini italiani dai 6 ai 12 anni. È vero anche per i prestiti, ma è vero anche tutto, come dicevo, un po' tutto quello che abbiamo nell'ambito, diciamo, del bias di genere in tema di comportamenti finanziari. Per esempio, in ogni fase, in ogni livello, le femmine hanno risparmiato di più rispetto ai maschi, perché i maschi hanno avuto una minore avversione al rischio. Oltretutto i maschi dimostrano di avere in qualche modo interiorizzato un comportamento finanziario corretto molto più rispetto alle femmine, cioè fronte ad esempio a un prestito, i maschi capiscono quale sia il tempo in cui bisogna restituire il prestito, qual è il momento in cui restituirlo. Stessa cosa per ritirare l'investimento, quando effettuano l'investimento i bambini capiscono più delle bambine, diciamo si comportano in maniera tale da ritirare in questo caso l'investimento nel tempo giusto in misura maggiore rispetto alle bambine. Chiudo con ulteriori ultime due osservazioni. Anche qui cavalchiamo il pregiudizio, purtroppo, di fronte alla possibilità di effettuare una donazione con i gettoni rimanenti, le femmine donano di più rispetto ai maschi. Quando si arriva al quadro finale in cui si può decidere di rischiare tutto oppure no, i maschi rischiano di più rispetto alle femmine. Quindi in realtà, ecco, questa è una rilevazione che noi abbiamo chiuso un mese prima della pandemia, quindi sono dati recenti. Questo ci dà proprio la misura di come o probabilmente dobbiamo intervenire ancora prima, o come sicuramente è necessario intervenire su due livelli, come diciamo sempre, cioè intervenire sicuramente sui bambini e sulle bambine, e intervenire anche sui genitori e nell'ambiente della scolarizzazione, perché chiaramente questi sono modelli che loro ripropongono già a 6 anni, dai 6 anni in poi, ma sono modelli che in qualche modo sono, come dicevamo, in apertura culturali e quindi apprendono sia in ambito familiare che in ambito scolastico. Chiudo. Giulia, spero di essere stata in tempo. Grazie mille, Azzurra, grazie. Fantastica. Oddio, il quadro, insomma, non è di più rosei, però c'è molto da lavorare. E qui passo la parola ad Antonella anche per sapere, non tanto tra i più giovani, ma quanto effettivamente le donne anche sanno della presenza di strumenti di tutela finanziaria. Quindi lascio la parola e condivido le slide. Arrivo subito. Grazie. Nel frattempo io ringrazio la professoressa Marcella, ringrazio Giulia per questa occasione che mi si presenta per offrire una nuova prospettiva, a dire il vero,
che ho iniziato ad esplorare da quando sono così responsabile del servizio che si occupa di tutela individuale della clientela nel settore bancario e finanziario in Banca d'Italia. È un'area poco conosciuta ancora nella, diciamo, comunemente, e quindi mi sia veramente consentito spendere, se possiamo andare Giulia alla prossima slide, veramente un minuto per spiegare dove siamo, diciamo, nel panorama delle attività della Banca d'Italia. Non siamo nell'ambito della vigilanza prudenziale, so che molti partecipanti sono qui presenti da economia dei mercati finanziari, quindi non siamo in quell'area della stabilità e quindi della prudenza, della vigilanza prudenziale, ma siamo nell'area della vigilanza di tutela, quella che è a supporto della trasparenza e correttezza nei rapporti tra con la clientela bancaria e finanziaria. E non è un caso che c'è stato uno spin-off della vigilanza, proprio per dare un ruolo ben incisivo. A giugno 2020 è stato costituito un dipartimento ad hoc che si occupa di questi quattro pilastri, che sono appunto la normativa, ovviamente abbiamo bisogno di buone regole e quindi di buone norme di condotta e di trasparenza, la vigilanza, ovviamente interveniamo quando i comportamenti sono scorretti da parte degli intermediari, e nell'area della tutela individuale, e cioè che costituisce non solo un canale di ascolto della clientela che abbia subito dei torti da parte degli intermediari, ma anche un'attività di coordinamento di un organismo abbastanza noto, ormai ha più di un decennio di vita, che è l'arbitro bancario finanziario, di cui poi magari diciamo qualcosa di più nel proseguio di questa relazione. Infine poi c'è l'area dell'educazione finanziaria, che come sappiamo accresce la consapevolezza della clientela bancaria e accresce un po' la consapevolezza del pubblico sulle scelte ottimali sui prodotti e sugli strumenti bancari e finanziari. Naturalmente sono tutte aree in piena sinergia, in piena, diciamo, interscambio, e naturalmente attraverso questo canale di ascolto della tutela individuale noi offriamo degli input essenziali sia per le azioni di intervento in materia di vigilanza, sia per veicolare importanti input a favore di programmi di educazione finanziaria. Come sappiamo, siamo nel mese di ottobre, questo è il mese dell'educazione finanziaria, quindi noi in qualche modo siamo una porta, lo dico spesso nei vari interventi, una porta sul pubblico, e cerchiamo di recepire tutti i possibili input che derivino dalla clientela. Ti posso chiedere, Giulia, la prossima slide. Quali sono i pilastri su cui si basa la tutela individuale? È l'area, come dicevo, dell'arbitro bancario finanziario, che è un organismo decidente, un organismo di soluzione stragiudiziale delle controversie, per di più è una condizione, consentitemi, i giuristi saranno più lieti a sentire queste parole, è una condizione di procedibilità, cioè non si può andare dal giudice se non si è passati per l'arbitro bancario e finanziario. Questo è importante saperlo, perché è uno strumento non solo deflattivo, ma noi diciamo anche complementare, perché di fatto svolge altre funzioni oltre quella di deflazionare e quindi di cercare di risolvere prima del giudice le controversie. E poi c'è tutta un'altra area, che è quella degli esposti, che sono le segnalazioni che arrivano in Banca d'Italia, nella lamentela della clientela, che naturalmente pervengono quando il rapporto di fiducia con i clienti, tra intermediari e clienti, si sia interrotto o comunque si sia incrinato. Perché dico tutto questo? Perché naturalmente il mio obiettivo è stato quello di capire come le donne, ed è questo il focus del mio intervento, si muovano in questi strumenti, in quest'area della tutela individuale, cioè se facciano un ricorso all'arbitro bancario, se sussistano dei gender gap, se segnalino in Banca d'Italia
le loro lamentele e poi vedremo quali sono i possibili ancora campi di esplorazione che ovviamente costituiscono dei suggerimenti che derivano da queste analisi. Io non entrerei ancora di più, dato il tempo limitato, nei dettagli. Quello che si può sapere veramente al volo è che l'arbitro bancario finanziario è un arbitro sostanzialmente gratuito a cui si ricorre, a cui ricorrono gli intermediari, costa soltanto 20 euro che vengono restituite, si può arrivare senza assistenza del legale, questo è importante perché vedremo anche come si comportano le donne, se hanno bisogno di tutela legale o meno, e poi dall'altra parte, nel lato degli esposti, anche lì è un servizio all'utenza che noi forniamo. Noi in quel caso, nel caso di esposti, non decidiamo, la Banca d'Italia non decide, ma ovviamente facilita il rapporto cercando di rimettere in collegamento il cliente con l'intermediario che abbia, a detta del cliente, adottato un comportamento scorretto. Ebbene, che cosa abbiamo visto in questi settori? Qualche numero però è importante. Noi gestiamo, per ritornare agli esposti, oltre 11.000 esposti nel 2020, quindi una massa veramente ampia di informazioni, dalle quali traiamo molti dati veramente rilevanti che ci fanno vedere come i generi si muovono sia nell'ambito dei prodotti finanziari, bancari e finanziari, sia in quello che io chiamo il tasso reattività a livello di genere. Bene, di questi esposti, naturalmente nel 2020 con la pandemia c'è stato un picco nei finanziamenti, come potete immaginare, per le misure Covid che sono state adottate. Vediamo poi come si muovono le donne, quanto si lamentano, quanto ricorrono alla Banca d'Italia. Però prima di dire questo, ho interesse a dire che noi gestiamo, e questo è da poco e quindi una novità che io offro anche in questa occasione, gestiamo gli esposti, Giulia gentilmente, se possiamo passare alla testa, grazie all'intelligenza artificiale. Di questo sono molto orgogliosa perché è una delle prime applicazioni in Banca d'Italia e in un contesto, diciamo, di authority, abbiamo ritenuto che l'intelligenza artificiale ci potesse veramente essere d'aiuto per un text mining adeguato per le nostre ricerche, ma soprattutto per estrarre i fenomeni più ricorrenti e quindi clusterizzando i fenomeni più ricorrenti attraverso gli algoritmi, arrivare a degli input fondamentali per l'azione di vigilanza e per canalizzare le iniziative di educazione finanziaria. Considerate che su 8.000 esposte abbiamo contato più di 100.000 pagine, tanto per dare l'idea di che massa di informazioni gestiamo. Ebbene, andando al focus di questo intervento, ci siamo, Giulia, ora scopriamo un po' non dico l'assassino perché non è gentile, andiamo sullo spaccato di esposti, vediamo che le donne sono in qualche modo reattive, cioè segnalano le presunte scorrettezze che abbiano subito nei rapporti con gli intermediari. Gli esponenti di genere femminile rappresentano oltre un terzo del totale, quindi anche qui ovviamente non siamo su quote paritarie, però vediamo con grande apprezzamento che già nel primo semestre 2021 abbiamo un incremento a quasi il 40%. Le donne utilizzano solo per il 15% i servizi online rispetto agli uomini, e cioè si utilizzano questo canale di ascolto offerto all'utenza in Banca Italia attraverso il portale online. E per quanto riguarda la localizzazione, le regioni con una quota percentuale più elevata di queste segnalazioni derivanti da donne è la Toscana e il Molise. Ora, se andiamo sulla tipologia di prodotto, vediamo che le donne particolarmente di che cosa si lamentano che nell'ambito dei rapporti bancari e finanziari. In particolare sono molto presenti
nell'ambito delle lamentele, sempre in quest'ambito, nella materia dei depositi a risparmio e soprattutto dei buoni fruttiferi postali, nonché nelle carte di debito, tanto per intenderci nel cosiddetto bancomat. Sono meno presenti le donne nelle lamentele e quindi in quest'area con riferimento al credito al consumo, in particolare alla cessione del quinto del mio stipendio, che è invece una delle materie più gettonate in questi esposti. Se passiamo all'altra slide, possiamo vedere invece il mondo dell'ABF. L'ABF è un mondo decidente, cioè qui le donne e gli uomini che si rivolgono all'ABF hanno una decisione in mano che dice chi ha torto e chi ha ragione, che proviene da 7 collegi arbitrali che sono totalmente indipendenti dalla banca. Noi assicuriamo solo un supporto organizzativo. Ebbene, anche qui i numeri parlano, riceviamo più di 30.000 ricorsi, abbiamo ricevuto nel 2020, e oltre la metà, come dicevo, in materia di credito al consumo, le decisioni sono molto elevate, anche qui quasi 30.000, 27.000, e quello che vogliamo sottolineare è che hanno restituito le decisioni ai collegi 22 milioni di euro riconosciuti alla clientela in termini di risarcimento dei danni. Sono decisioni non vincolanti, nel senso che non costituiscono titolo esecutivo, ma ovviamente sono sempre più prese, diciamo, come sostanzialmente da adottare da parte anche della giustizia ordinaria quando gli intermediari si rivolgono ai giudici contro le decisioni degli arbitri. Ebbene, come si muovono le donne in questo contesto? Quanti ricorsi presentano le donne? Quanto sono in qualche modo timide o sono presenti in quest'area? Beh, anche qui abbiamo oltre un terzo dei ricorsi presentato dalle donne. Anche qui abbiamo con apprezzamento, come dicevo, un lieve aumento. Quindi una situazione quasi molto simile a quella che verificavamo nell'altro campo delle segnalazioni alla Banca d'Italia. Qui i maggiori ricorsi, perché ovviamente provenienti, perché diciamo connessi anche ai livelli di reddito, connessi a una maggiore presenza, anche qui abbiamo il centro nord dove sono più presenti. Abbiamo ancora esplorato la correlazione che c'è tra questo tasso di, chiamiamolo reattività o di difesa, chiamiamolo di lamentela o di ricorso, con l'educazione finanziaria. Se possiamo, Giulia, le ultime slide di corsa, perché vedo che mi rimangono pochi ancora, grazie. Ecco, però se abbiamo idea, l'indagine dell'alfabetizzazione finanziaria condotta dalla Banca d'Italia, la IACOFI, sia 2017 che 2020, anche qui notiamo un gender gap che tra l'altro nell'ultima indagine è accresciuto. E sappiamo anche che le donne, Giulia, aiuto la prossima, grazie, le donne hanno un maggiore gender gap tra le donne giovani e soprattutto tra le donne anziane oltre 65 anni. Ora, qual è la correlazione tra quello di cui vi ho parlato e l'educazione finanziaria? È ancora un ambito del tutto da esplorare. Se si ha idea delle sottodimensioni di questo indicatore dell'alfabetizzazione finanziaria, che sono, Giulia, consentimi l'ultima slide, riguardante le conoscenze, i comportamenti e l'attitudine, che sono le tre sottodimensioni dell'indice dell'alfabetizzazione finanziaria, probabilmente dovremmo esplorare molto quest'area del comportamento e della conoscenza piuttosto che l'attitudine, che riguarda le prospettive di lungo periodo del risparmio. Ma andando alle conclusioni, sperando di non aver preso troppo tempo rispetto a quello assegnato, cosa possiamo dire?
sicuramente le donne utilizzano, come abbiamo visto, gli strumenti di tutela individuale, ma era prevedibile ancora in misura inferiore rispetto agli uomini, quindi possiamo constatare ancora dei margini di miglioramento e quindi di sviluppo. Questi margini contiamo che possano avvenire anche grazie a tutte le iniziative di educazione finanziaria che la Banca d'Italia nell'ambito dei vari consessi sta svolgendo a favore delle donne. La quota maggiore del contenzioso presentato dalle donne si concentra sui servizi, gli strumenti di pagamento, e nei ricorsi la presenza delle donne è pari a quella degli uomini con riferimento ad alcuni prodotti quali il bancomat che cosa diciamo? Diciamo che questa correlazione tra tasso di utilizzo degli strumenti di tutela delle donne e educazione finanziaria è ancora da esplorare, e quindi all'università pensiamo che possiamo ancora entrare nei dettagli, e questo possiamo farlo ancora di più con tutte quelle nuove tecnologie che il panorama digitale ora ci presenta, e soprattutto questi nuovi strumenti che stiamo adottando sia sul lato degli esposti, è un progetto già realizzato, sia sul lato dell'arbitro bancario finanziario, ed è un progetto in corso di realizzazione. Grazie per l'attenzione, spero di essere stata nei tempi assegnati. Grazie mille Antonella per questa appunto descrizione così accurata, anche una prospettiva che insomma solitamente non si ha uno spaccato di genere su questo. Allora, adesso passiamo alla presentazione di Francesca Fossatelli. Do la parola a Marcella al posto di Francesca. E, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo e quindi ce lo prenderemo tutto. E condivido le slide nel frattempo. Grazie, sì. Beh, ringrazio intanto tutte le oratrici che sono intervenute finora, hanno davvero dato tanti elementi di riflessione, in primis per i nostri studenti e le nostre studentesse che sono collegate anche grazie all'Aula di Economia dei Mercati Finanziari. Per gli studenti e le studentesse in particolare segnalo i vari link che, mentre le nostre oratrici parlavano, io ho inserito per permettere loro poi di fare eventuali approfondimenti. E ringrazio adesso Cristiana Rampazzi per aver risegnalato anche l'economia per tutti, perché quello è un sito fondamentale a cui rifarsi per materiale divulgativo e formativo reso disponibile dalla Banca d'Italia gratuitamente e quindi utilizzabile a man bassa per fare educazione finanziaria. E quindi colgo anche di nuovo l'occasione per ringraziare Cristiana e tutte le altre colleghe e colleghi con i quali interagiamo oramai da anni su questi temi. Fra l'altro Antonella ha citato l'indagine Iacofi, che era stato proprio l'oggetto del nostro evento per il mese dell'educazione finanziaria l'anno scorso, quindi ci muoviamo in continuità, ma cerchiamo ogni anno di aggiungere un tassello in più nel percorso di riflessione e anche di consapevolezza sulle tematiche di genere applicate all'educazione finanziaria e più in generale al rapporto fra donne e finanza. Il contributo che adesso vi mostro è un contributo di una donna molto giovane, sempre in chat ho indicato la sua bio e soprattutto il link alla sua iniziativa, che è poi diventata un'impresa che è Free Finance, che si muove proprio perfettamente in linea con quello che Antonella stava dicendo in conclusione, cioè il bisogno di identificare strumenti semplici ma efficaci di educazione finanziaria per combattere quei disturbi del comportamento, li possiamo definire così, Antonella, perché alla fine è dall'anno scorso che già Cristiana l'aveva lanciata come tematica, effettivamente questa del comportamento, e tu giustamente l'hai ripresa. Ci sono oggettivamente dei tratti distintivi
che non sono necessariamente biologici, perché Azzurra ce l'ha ben mostrati, cioè in realtà dipendono da elementi culturali, dal genere come costrutto sociale, da norme sociali non scritte, ma che ahimè condizionano i nostri comportamenti, e quindi che vanno combattuti attraverso anche le nuove tecnologie, in questo caso attraverso lo strumento del digitale, perché tutta l'azienda fondata da Francesca, che è una giovane donna, come ho messo anche in chat, elencata da Forbes nelle eccellenze under 30, riguarda proprio strumenti di formazione elementari ma particolarmente efficaci e indirizzati in gran parte a soggetti deficitari dal punto di vista delle conoscenze finanziarie, e inutile dirlo che questo sono in primis le donne. Quindi Giulia puoi anche avanzare. È evidente che quindi si occupa come azienda e come persona di educazione finanziaria a 360 gradi, inclusa la pianificazione finanziaria personale. Quindi ci sono degli elementi di base che sicuramente chi ci segue conosce già, ma che vale la pena ricordare. Ci sono dei gap, delle discrepanze di genere che incidono pesantemente sui comportamenti finanziari di uomini e donne. Uno per tutti, le differenze di reddito, ovviamente, che incidono poi sulle capacità di consumo e di risparmio. Quindi in questa slide Francesca ci ha rappresentato attraverso le retribuzioni annue lorde, queste sono le medie 2018, quali possono essere e quanto possono essere profondi i differenziali di genere dal punto di vista delle retribuzioni in tutti i settori, più o meno, ma notate bene nei servizi finanziari, quindi anche quei servizi che Diana o Diana a questo punto ci ha preso come campione di riferimento e che sono così importanti per la nostra facoltà. Perché noi formiamo attraverso il corso di statistica, economia, finanze e assicurazioni e poi successivamente in magistrale attraverso il corso di scienze attuarie e finanziarie, creiamo proprio studenti e formiamo studenti per operare poi in questi settori. Quindi nei settori finanziari, guardate bene ragazzi e ragazze, c'è un differenziale retributivo pari al 23,5%, il più alto di tutti i differenziali retributivi nei vari settori considerati, sicuramente più alto persino della media del settore dei servizi, in cui ovviamente questi servizi finanziari si collocano. Devo dire con un certo orgoglio che vi sto parlando da Mestre per un convegno organizzato dalla componente della CGIL dei settori finanziari, e parleremo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche in quest'ottica domani attraverso un confronto con i sindacati. Prego, avanziamo Giulia. E allora, se questi sono i gap da colmare, se queste sono le problematiche che fanno da scenario anche all'azione di Free Finance, in che modo questi giovani hanno deciso di approcciare il problema e ovviamente poi agire dal punto di vista anche imprenditoriale? Beh, è evidente che ci sono indubbi benefici nell'investire quando gli investimenti vengono fatti bene, ovviamente, così come, no, è inevitabile dire che ci sono dei rischi, ovviamente, se quando gli investimenti vengono fatti male, e poi le complicanze Antonella ce l'ha elencate anche dal punto di vista dell'azione di vigilanza e di tutela dei clienti. Quindi il primo punto che qui Francesca ci sottolinea è come sia importante per tutti noi, ma in particolare per le donne che hanno questa riduzione di reddito dal punto di vista salariale, generare dei redditi aggiuntivi, non soltanto come complementari, quindi redditi di lavoro fra virgolette deficitari e diseguali, ma più in generale per acquisire quella che noi potremmo chiamare un'indipendenza e un'autonomia finanziaria, utile per le spese correnti e per, diciamo così, i periodi di vacche magre, come si potrebbe dire in gergo, ma utile anche più in generale per avere maggiore libertà di spesa rispetto rispetto a consumi non necessariamente quotidiani, ma che comunque contribuiscono al benessere individuale e dei nuclei familiari. Poi nel lungo periodo sono sicuramente fondamentali per quanto riguarda il reddito nel periodo non da lavoro, quindi in fase di pensione,
questo in primis attraverso la possibilità di generare delle forme di pensione integrativa, sono fondamentali dal punto di vista del lunghissimo periodo attraverso l'eredità per i propri figli, ma è chiaro che per fare investimenti nella direzione giusta e garantirsi questo tipo di benefici bisogna fare investimenti diversificati, ed è su questo che poi Francesca e i suoi colleghi insistono moltissimo anche nelle slide successive. Ma prima di arrivare a quello, a quell'aspetto in particolare, cioè della diversificazione degli investimenti, Francesca sottolinea, e questo è complementare anche alle varie osservazioni che abbiamo fatto finora, che ci sono varie barriere alla capacità di investire di uomini e donne. In primis barriere di tempo, spesso si dice no, ma io non ho tempo per occuparmi di finanza, non ho tempo neanche per farmi una doccia, figuriamoci se ho tempo per seguire gli indici azionari. Questo in realtà, come lei ci mostrerà tra breve, è una falsa barriera, perché in realtà se incanalate bene le proprie energie il tutto si può fare anche in termini abbastanza rapidi e con poco sforzo. L'altra scusa è ovviamente quella delle competenze innate, è come un po' la matematica di Azzurra. No, non lo faccio perché non sono capace di farlo, no, sono proprio incapace di seguire queste questioni, non sono brava con i numeri, questa è una cosa che dicono spesso le donne quando intervistate. Anche dalle indagini internazionali. Beh, allora se non sei brava con i numeri, sappi però che puoi trovarti dei consulenti affidabili anche a basso costo che ti possano aiutare, e soprattutto puoi trovare formatori e formatrici, anche noi oggi in realtà questo stiamo facendo anche con le slide di Francesca, che ti possono aiutare a crearti queste competenze. Altro limite, ovviamente, i soldi. Beh, io mi piacerebbe anche occuparmi di finanza, ma non c'ho una lira, non ho risorse finanziarie da investire, quindi come posso fare? Ci si può preparare prima. La prevenzione è migliore della cura, come spesso si dice anche in ambito sanitario. Quindi ci si può preparare per essere pronti, in un momento ovviamente in cui si sia in grado di farlo, ad operare nella direzione migliore. E l'ultima questione sollevata da Francesca: non ho risparmi da investire, però è importante che i risparmi diventino una strategia, perché se no si finisce con la vecchia favola della cicala e della formica, e purtroppo questo fa sì che ci si esponga a rischi oltre ogni limite. E allora, Free Finance propone quattro diversi step di approfondimento, anche dal punto di vista dell'interazione con i loro canali formativi. Il primo step è sicuramente l'educazione finanziaria, il secondo è la pianificazione finanziaria, che è uno step ovviamente molto più tecnico, il terzo è il vero e proprio investimento, e il quarto, diciamo che si muove un po' in parallelo con il terzo, riguarda la gestione del portafoglio e soprattutto l'aggiornamento. Adesso velocemente li scorriamo tutti e quattro insieme. Come vedete sono slide un po' ricche, sicuramente non ho il tempo di guardarle con attenzione, ma le slide poi saranno comunque disponibili presso Minerva Lab, quindi qualsiasi persona sia interessata ad approfondire, oltre che ad andare sul sito di freefinance.biz, ovviamente può rivolgersi a me e a Giulia per averle. Comunque, nello step 1, quando si tratta di costruire la propria educazione finanziaria, sicuramente in primis bisogna conoscere gli strumenti di investimento, oltre ad iscrivervi nella nostra facoltà, ai nostri corsi di laurea, lo potete fare in varie direzioni, e sicuramente lo potete fare anche grazie a tantissimo materiale, incluso quello della Banca d'Italia, ricordato prima da Cristiana, disponibile online. Dopodiché bisogna sempre ricordarsi che l'educazione finanziaria, l'istruzione in generale, è sempre un processo in divenire, non si smette mai di imparare, quindi bisogna continuare aggiornarsi. E poi la questione riguarda l'uso delle news, ma anche l'attenzione alla correttezza delle news. Questo credo che sia molto importante. Questo punto in giallo che trovate nell'angolo in basso a destra, devo dire, l'ho molto apprezzato nelle slide di Francesca, perché purtroppo le news spesso non sono affidabili, quindi affidarsi a formatori, informatori e fonti di informazione e di dati, e per noi qui a statistica è ovviamente fondamentale che siano affidabili. Questo per il primo step, molto rapidamente.
Il secondo, beh, qui entriamo già più nel tecnico. Si tratta di fare pianificazione finanziaria, il che vuol dire da un lato definire qual è il capitale di partenza e dall'altro qual è l'obiettivo di un eventuale investimento. Quando parliamo di capitale parliamo inevitabilmente di risparmi, non solo quelli attuali ma anche quelli futuri, e quindi ci vuole una pianificazione anche dal punto di vista della programmazione in primis dei propri consumi. Dal punto di vista dell'obiettivo dell'investimento, vari possono essere: da un lato comprarsi una casa, dall'altro definire crearsi una pensione integrativa, da terzo ancora pagare l'università dei figli e quant'altro. A seconda dell'obiettivo bisogna ovviamente studiare sia l'ammontare di capitale da utilizzare, sia le modalità di investimento. Questo si unisce all'orizzonte dell'investimento, che incide ovviamente sulla scelta di portafoglio che poi i singoli soggetti dovranno compiere. Terzo e quarto, come vedete, perché in realtà il terzo e quarto sono strettamente connessi, parliamo di veri e propri investimenti. Si può iniziare tranquillamente investendo poco, questo serve un po' anche come test, può servire, sempre per tornare a quei temi del comportamento e anche dell'accettazione del rischio, anche a gestire meglio la propria emotività. Si impara investendo, potremmo anche dire, oltre che facendo, anche investendo, e ovviamente come sempre si impara, ahimè, spesso anche dai propri errori. Però la diversificazione del portafoglio è chiaramente uno strumento fondamentale per poter ridurre, se non eliminare, il rischio, perché se un investimento andasse male, altri investimenti di natura diversa sul piano degli asset finanziari prescelti possono andare bene, e questo ovviamente permette di non uscire necessariamente in rosso. Per la gestione del portafoglio bisogna aggiornarsi, ma questo non vuol dire rimanere attaccati ad un video 24 ore su 24, perché ovviamente per fortuna la tecnologia da questo punto di vista aiuta e possiamo andare avanti. Allora, qui ho trovato molto utile due esempi di investimento che Francesca ci proponeva. Un investimento molto tradizionale, direi quello di mia nonna, ma che è ancora valida, soprattutto per chi è fortemente avverso al rischio, che può essere un buono fruttifero postale. E dall'altro, subito dopo, nella slide, che tanto non ho il tempo di indicarli nel dettaglio entrambi, ma giusto per mostrarli, l'investimento forse più rischioso, ma anche più, al momento si direbbe, redditizio, ne girano tante di fake news su questo, ma qualcosa di vero resta, che è proprio l'investimento nei Bitcoin. Quindi lo dico per i giovani, che sicuramente saranno attratti in primis proprio dai Bitcoin, che promettono performance finanziarie eccezionali. Ecco, in realtà Francesca in parte ve lo sta anche testimoniando, vi sta dicendo che nella fase di diversificazione, ma anche di scelta di portafoglio, ci si può trovare anche a confrontare strumenti finanziari così diversi: da un lato uno molto tradizionale, persino conservativo, dall'altro fin troppo innovativo e rischioso. Indubbiamente questo può essere vero che in certe situazioni, attualmente in particolare, i Bitcoin stanno aumentando enormemente di valore. Siamo arrivati ad oggi a 56.000 euro per un Bitcoin, e quindi chiaramente ci possono essere elementi di rendimento dell'investimento particolarmente interessanti. Però da sempre da ricordarsi, e questo è quello che è scritto nelle ultime tre righe, che i Bitcoin sono degli asset estremamente volatili e non sono adatti a tutti gli investitori, perché ci sono in ogni caso rischi molto alti, e vale la pena considerare tutti i milioni di alternative di investimento che possono portare a rendimenti altrettanto soddisfacenti. Andiamo avanti, che ho solo un minuto. E allora, in sintesi, per raggiungere una tua indipendenza finanziaria, Francesca si dice, è sufficiente un piccolo capitale iniziale e un piccolo investimento nella propria formazione.
Questo è quello che Free Finance garantisce attraverso il suo operato, attraverso l'interazione di queste giovani, di questi giovani e vigorosi elementi che hanno, si sono messi in questo, in questo, in questo percorso. Se andate sul sito di freefinance.biz vedrete che ci sono in particolare prodotti specificatamente avanzati per soggetti tra virgolette più deficitari in termini di conoscenze, e questi in primis sono le donne, quindi davvero un invito a seguire questo tipo di iniziativa incoraggiante anche dal punto di vista della libera professione per molti e molte di voi. Grazie. Grazie mille Marcella. Allora, abbiamo visto insomma diversi spaccati, siamo andate un po' lunghe, avevamo detto di finire l'evento alle 4, però insomma abbiamo anche iniziato con un po' di ritardo. Se ci sono domande, lascerei appunto scrivere le domande nella chat. Innanzitutto fatemi ringraziare insomma tutte veramente per questi interventi, e sono stati, spero, molto di aiuto anche per le studentesse e gli studenti, per avere appunto una spaccato diverso su appunto il tema delle donne e della finanza. Sì, infatti anche Marcella stava scrivendo nella chat, qualora ci sia Francesca che vuole anche aggiungere qualcosa dalla presentazione, ovviamente siamo qui e appunto puoi anche scrivere in chat qualche commento. Non vedo domande, visto che appunto ho abusato di voi anche per qualche minuto in più. Vi ringrazio a tutte e a tutte le relatrici, ringrazio appunto gli studenti e le studentesse per essere stati qui con noi e appunto tutti i partecipanti. E al prossimo evento sull'alfabetizzazione finanziaria, ma anche ai prossimi seminari Minerva Lab. Noi abbiamo un ricco calendario che ci aspetta a cominciare dalla prossima settimana, il giovedì, appunto dalle 4 alle 6, ormai utilizzando quasi sempre il canale Zoom, quindi vi aspettiamo per i prossimi eventi che sono stati inseriti diligentemente da Marcella in tempo reale, e quindi vi aspettiamo tutti il giovedì su Zoom se appunto volete approfondire in un'ottica interdisciplinare, intersezionale, il tema del genere. Grazie mille, grazie a tutte ancora. Grazie davvero anche da parte mia. Continuate a seguirci. Grazie davvero alle amiche oratrici. A presto. Grazie Marcella, a presto. Ovviamente la registrazione sarà disponibile sul canale YouTube, scusate, di Minerva Lab, perché ormai siamo forniti di tutti i canali anche appunto telematici ed informatici, ci siamo adeguate, quindi riceverete, se avete lasciato la mail, anche il link alla registrazione YouTube appena sarà resa disponibile. Grazie ancora a tutti e a tutti. Buona giornata. A presto.